Cosa sceglieresti fra essere cieco o sordo? Scommetto che hai pensato sordo. Scegliamo sempre i nostri occhi. Allora non capisco perché così tante persone vivono senza una visione chiara. Siamo 8 miliardi sul pianeta, ma sapevi che non esistono due iridi uguali? Guardati intorno, è vero, persino i gemelli hanno occhi diversi. Tu hai un modo tutto tuo di vedere le cose. L'universo ti ha dato le tue lenti personali disegnate per te. Eppure un sacco di gente ha paura di guardare i propri sogni. Sono ciechi perché scelgono di non vedere. È strano. I bambini hanno paura del buio e gli adulti hanno paura della luce. Quanti conosci che hanno avuto un'idea, hanno desiderato prendere una strada, hanno sentito dentro la chiamata a compiere il vero scopo della loro vita e hanno scelto di non agire? Forse anche tu avevi bisogno che qualcuno ti desse delle conferme, avevi paura e hai detto dormo altri 5 minuti. Ascolta, tutti gli occhi guardano, ma solo i tuoi possono vedere. Ci sono posti dove 50 anni fa c'erano solo sabbia e sogni, senza acqua né elettricità. Oggi puoi guardarli dalla cima di un grattacielo alto 1 chilometro. Puoi vedere fontane ballare a tempo di musica, acquari spettacolari e luci abbaglianti. Non lasciare mai che gli esperti ti dicano cosa non puoi fare. Non possono vedere cosa hai nel cuore. Ricorda che gli esperti costruiscono le macchine, ma la natura fa nascere gli alberi. E quindi è ora di prendere il controllo. Che sogni hai? Tieniteli stretti. Non lasciar bloccare la tua visione da persone cieche alle possibilità, senza coraggio né ambizioni, o diventerai schiavo come loro. La vuoi la verità? Su 110 miliardi di esseri umani che hanno camminato sulla Terra, non c'è mai stato e mai ci sarà un altro te. Perciò strappati quella benda e bruciala. Non devi essere su misura per qualcosa, ma puoi rendere la tua vita su misura per te. Accetta la sfida e ti prometto che questo sarà il tuo anno perfetto. Con gli occhi aperti.